scappare di fortuna tra spazzatura ed escrementi. È questo lo scenario che si sono trovati davanti gli operatori dell'ASL di Trieste quando sono entrati in un edificio abbandonato a pochi passi dalla stazione. Non c'è pavimento, c'è un accumulo, diciamo, di immondizie. A vivere in questo degrado da oltre un mese, quasi 200 profughi afghani e pakistani, arrivati in città attraverso la cosiddetta rotta balcanica. Per loro non c'era posto nelle strutture organizzate per l'accoglienza e così si sono accampati qui, nell'ex Silos. Sotto le arcate di questo padiglione in disuso, gli emigrati hanno costruito capanne con cartoni e stracci, accendono roghi per cucinare, bruciano l'immondizia e i bagni della stazione sono l'unico modo per potersi lavare. Queste persone hanno passato delle situazioni a dir poco disumane, alcuni di questi anche ragazzini li abbiamo trovati con segni di tortura. Gli operatori dell'azienda sanitaria hanno richiesto l'immediato intervento del sindaco davanti a quella che è una vera e propria emergenza sanitaria. Una situazione, diciamo, assolutamente non accettabile. Nel frattempo i profughi passano le proprie giornate giocando a cricket e girando per la città, in attesa che il comune trovi al più presto un posto adatto ad ospitarli.